Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo qui come vedete in un nuovo video particolare. È il primo video di un nuovo format che vorrei portare qui sul canale. Questo tipo di format si chiamerà video opinione e tratterà per l'appunto di opinioni mie personali riguardanti film, serie TV e videogiochi. Principalmente ovviamente film, perché ne vedo di più rispetto alle serie TV e ovviamente rispetto anche ai videogiochi. Sì, c'è stato un taglio, lo so, il primo video, non ci posso fare niente, ogni tanto è normale. Scusate per la qualità sia del video che dell'audio, ma non ho un microfono decente e per quanto riguarda la camera mi deve arrivare ancora quella buona. Cioè in questo momento sto registrando col telefono, mi faccio schifo da solo, però vabbè, dettagli. Comunque, per inaugurare questa serie di video ho voluto appunto subito parlare di un film che è praticamente diventato il mio film preferito in 2 mesi. Io l'ho visto già 3 volte, ho messo anche la maglia per appunto omaggiarlo. In più, non lo so se lo vedete, ma dovreste vedere sopra di me, dovreste vedere alcuni pop, ma ne ho un paio di questo film. E sto parlando proprio di Avengers Endgame, proprio quel film di cui si sta parlando anche adesso, perché si parla di una riedizione più allungata e con una scena dopo di coda in più, che non si sa se davvero uscirà in Italia, però noi ci speriamo, perché io sarei il primo ad andare al cinema a vederlo assolutamente. Comunque, volevo appunto parlarvi di Avengers Endgame. Non so quanto durerà sto video, penso tanto, perché io quando parlo di Endgame ci sto tanto e quindi può essere che parlerò poco di Endgame a livello proprio di analisi e parlerò più di quanto mi è piaciuto, perché davvero se mi metto a fare anche l'analisi del film ci perdiamo tantissimo. Comunque, per quanto riguarda Avengers Endgame farò spoiler, ve lo dico già subito. Comunque, la maggior parte degli eventi successi nel film, lo sapete, sono diventati praticamente cultura ormai, la conoscono tutti, quindi mi dispiace ma farò spoiler, non ci posso fare nulla. E non posso non fare spoiler nel parlare di Endgame. Si poteva nei primi giorni di uscita, ma adesso no. Comunque, iniziamo subito. Allora, Avengers Endgame, come vi ho detto, è diventato il mio film preferito. L'ho visto 3 volte, è una cosa allucinante. E lo è diventato perché è stato il primo film che mi ha fatto davvero emozionare al cinema. Io ho pianto tantissimo. Ma perché ho pianto tantissimo? Voi mi potreste dire, ah, hai pianto tantissimo per due cazzo di supereroi che hanno una tutina che si combattono fra di loro. Sì, principalmente sì, perché io sono sempre stato un amante del Marvel Cinematic Universe. Ho visto tutti i film almeno 2 volte. Mi sono appassionato a personaggi, storie, tutto quello che succede, tutto. Mi sono appassionato a tutto e per questo arrivata all'Endgame praticamente sembrava una fangirl sfegatata che piangeva ogni 5 minuti. E quindi sì ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda un livello proprio di trama, non è tutto sto gran filmone, perché essendo che è un seguito diretto di Infinity War, a livello di trama non ha la trama della vita. Principalmente i supereroi devono trovare una soluzione perché è andato tutto a puttane, principalmente questo. E non è tanto la trama di cui vorrei parlarvi, perché comunque ve l'ho detto, c'è poco da parlare. Ci sono solo, a un certo punto del film ci sono solo scazzottate fatte bene. Quindi vorrei parlarvi più che altro dei personaggi che qui sono ben presenti, hanno tutti un loro ruolo e tutti per l'appunto sono caratterizzati in modo impeccabile, a partire ovviamente da Tony Stark, ovvero Iron Man, che inizia nella navicella lì a Titano. Ovviamente non è a Titano, è nello spazio, però voglio dire, inizia da lì e poi va bene, non dilunghiamoci su Tony Stark, andiamo avanti. Comunque poi vediamo un Capitan America che è sempre più protagonista, finalmente dopo non so quanti film torna protagonista. Un Capitan America che è provato, un Capitan America che si rende conto di aver perso, insieme anche a Thor che è ancora peggio. Thor entra nella depressione per questo
diventa grasso e ha la barba. Comunque, no, no, scusate, ma le critiche su Thor non le riesco a sopportare, perché è per questo che diventa così. Però va bene. E poi vediamo una Vedova Nera che anche in questo caso è sempre più protagonista. E vabbè, sapete tutti che cosa succede a metà film. E proprio per questo penso che Vedova Nera sia più apprezzata adesso che prima. Poi per quanto riguarda Occhio di Falco, per esempio, mi è piaciuto quello che ha appunto il percorso che ha avuto il personaggio, passando da Ronin a appunto Occhio di Falco. Ovviamente una reazione così ce l'aspettavamo da lui, dato che praticamente lui ama alla follia la famiglia, e se perde la famiglia un attimo gli girano ovviamente. Poi abbiamo il nostro caro Hulk, che è comunque è diventato professor Hulk dopo 5 anni ovviamente, perché prima è Bruce Banner che entra nel Hulkbuster, uccide Thanos insieme agli altri e poi diventa professor Hulk. Io non so cosa state vedendo, spero che le mie mani le stiate vedendo, perché se no vedrete braccia muoversi senza un senso. Comunque diventa professor Hulk, e per quanto mi riguarda il fatto che sia diventato professor Hulk e non ce l'abbiano fatto vedere ha senso, nel senso che non ci hanno voluto fare vedere i 5 anni, perché principalmente non è successo nulla. Al massimo ce lo fanno vedere con qualcosa più in là, magari qualche prequel o qualche spin-off, non lo so. Ce la potrebbero far vedere, ma non mi interessa. Cioè, non interessa a nessuno come Hulk diventa professor Hulk. Ce lo spiega. E poi il fatto che Hulk è sempre il più contento di tutti, si fa i selfie con le ragazzine. Cioè, finalmente viene accettato dalla società. È normale che sia contento a farsi selfie. Ed è anche normale che sia contento in generale. Cioè, dopo 5 anni, ok, la perdita esponenziale di metà dell'universo, però bisogna superarli. E Hulk l'ha superato, a modo suo, però l'ha superato. Stessa cosa ha fatto Tony Stark, andando appunto a vivere con Pepper, facendo la figlia, ti amo 3000. Vabbè, non entriamo sempre nei discorsi di Tony Stark. Comunque, il film si divide in 3 fasi principali. La prima è quella in cui, come prima parte del film, c'è la parte super drammatica che si conclude con un'altra sconfitta da parte degli Avengers contro Thanos, nonostante Thanos muoia in questa prima parte. E in più c'è anche il salto temporale di 5 anni, Ant-Man che si risveglia per colpa del topo, ragazzi, per un motivo si doveva svegliare. Comunque, Ant-Man che si risveglia e poi appunto quello che è appunto la scoperta da parte di Tony del modo per viaggiare nel tempo, attraverso questo braccialetto con cui possono vedere dove si trovano nel tempo, sia a livello temporale che a livello spaziale, quindi una cosa ottima. E questa è la prima parte. La seconda parte è tutto il viaggio nel tempo, perché appunto il viaggio nella New York del primo Avengers, quella negli anni 70, negli anni 70, per prendere il Tesseract e le particelle BIM, quello nel 2014 se non sbaglio di Thor The Dark World, e quello nel 2013, forse li avrò scambiati di sicuro, può essere nel 2014 che era appunto il passato, quello là dove c'è Nebula, War Machine e dove viene presa la gemma dell'anima da Occhio di Falco e Vedova Nera. Occhio di Falco, vabbè, principalmente da lui. E invece nel 2013 Thor The Dark World. Questi sono i vari viaggi nel tempo. E poi vediamo i vari personaggi, che non vi sto qui ad analizzarlo perché per appunto perderei troppo tempo. E vediamo appunto i vari personaggi che hanno il loro ruolo all'interno del viaggio nel tempo. E poi l'ultima fase, che è quella allucinante, l'ultima ora, che è la più bella del film per quanto mi riguarda, che parte appunto dall'inizio, forse anche dallo schiocco di Hulk per riportare tutti indietro. E lì, ragazzi, sono da lì in poi sono emozioni a non finire. Dallo schiocco e dal fatto che si vede il telefono di Occhio di Falco,
che suona ed è la moglie, quindi capiamo che sono tornati in vita gli esseri umani. E poi al vedere Thanos che sfonda la base degli Avengers. E poi l'inizio della battaglia con Captain America che prende il Mjolnir, Captain America che disperato sente qualcuno ed è Falcon che gli dice che sta arrivando e tutti quanti che arrivano, Avengers Uniti, ragazzi, è un'emozione unica. L'unica cosa che mi sta sul culo è il momento Girl Power, quello mi sta troppo sui coglioni, ragazzi, vi giuro, non ce la posso fare, non ce la posso fare perché è un momento in cui dovevano far capire che le donne hanno un ruolo all'interno di Endgame. Ma lo hanno sempre avuto all'interno degli Avengers, in genere, del Marvel Cinematic Universe, le donne. Quindi, perché? Non ha senso, cioè, farcelo vedere. Perché io so che Captain Marvel è Superman e distrugge tutte cose, lo so già. E, anche perché Captain Marvel non avrebbe avuto bisogno di nessuno in quel caso. Però, voglio dire, io lo so benissimo. So anche che, vabbè, Vedova Nera non c'è in questo caso, però voglio dire, so anche che Gamora, per esempio, è comunque una donna forte, una donna che si è fatta valere all'interno dei Guardiani della Galassia, quindi non, cioè, non capisco perché farcelo, rafforzarcelo ancora di più. Infatti questa è l'unica cosa che davvero non mi è piaciuta del film, per il resto per me è un capolavoro. È un capolavoro a livello di emozioni, perché a livello tecnico non è un capolavoro. A livello tecnico la regia è normale, tranquilla. Ci sono alcune scelte da parte di Russo che mi sono piaciute. E per quanto riguarda invece la fotografia stessa, ci sta, ci sta. Però, vi ripeto, non è un capolavoro a livello tecnico, è un film normale a livello tecnico, è un film di intrattenimento, quindi non osa troppo a livello tecnico. E quello in cui osa è nel distruggere le emozioni della gente. Quello lo sa. Ma parliamo finalmente di quello che, di cui io non vorrei parlare perché piangerei malissimo, però ne parlo. Parliamo della morte di Iron Man, di Tony Stark. Ragazzi, quel momento, io ho i brividi in questo momento, quel momento è allucinante. È allucinante il modo in cui è stato girato, il modo in cui gli attori hanno recitato la sofferenza di quel momento. Tom Holland, Gwyneth Paltrow, non so se l'ho detto giusto, comunque Pepperpot, là sono stati distruttivi, mi hanno ucciso. E per non parlare poi del funerale finale in cui lui dice ti amo 3000 alla figlia, e là penso che tutti siamo esplosi. E poi tutto il funerale, tutti i gruppi di eroi che si vedono con giacca e cravatta, tristi perché è morto praticamente il pilastro del Marvel Cinematic Universe. Vedere Nick Fury alla fine arrivare e vedere che comunque è morto qualcuno con cui, qualcuno con cui appunto ha fatto praticamente tutto il progetto Avengers, colui con il quale ha iniziato tutto. E ragazzi, io non posso mai scordarmi ogni singolo momento del Marvel Cinematic Universe quando vedo questa scena, ragazzi, è qualcosa di allucinante. E comunque, l'emozione si placa un poco quando si va un po' più avanti, quando si vede anche Thor che si unisce ai Guardiani della Galassia, che non vedo l'ora che esca Guardiani della Galassia 3, assolutamente. E quando appunto si vede Captain America viaggiare nel tempo. Ora, ecco, la seconda volta in cui pianto come la merda è alla fine, perché vediamo Captain America vecchio che si ritrova in una panchina, e lì Falcon si avvicina. Vabbè, lo sapete che diventa il nuovo Captain America, ok. E lì c'è quella scena finale, la scena in cui Captain America fa questo ultimo ballo finalmente con Peggy. E lì, ragazzi, sono morto di nuovo, di nuovo.
Niente, comunque, oltre al fatto che questo video è servito per farvi capire quanto sono morto all'interno di Endgame, però vabbè, questi sono dettagli. Endgame alla fine è un film che ha fatto la storia, possiamo dirlo. Cioè, è arrivato secondo negli incassi, e potrebbe arrivare primo con questa riedizione, però è arrivato secondo finora negli incassi. In tempo record, praticamente in una settimana già era tipo terzo, e poi per arrivare al secondo c'è stato tipo 2 o 3 settimane. Quindi, comunque, ha fatto dei record assoluti. È un film che sarà importante per sempre all'interno della cultura pop. Gli hanno fatto il peggio merchandising. Anche lo stesso marketing che hanno fatto riguardo Endgame è storia, in quanto appunto volevano far vedere all'interno del marketing i primi 20 minuti. Poi non è vero. Poi non è vero, però gli vogliono far vedere i primi 20 minuti o il fatto stesso che si sono praticamente tolti tutto, cioè non hanno fatto vedere niente del combattimento finale, tranne alcune cose che però erano i primi 20 minuti, rosso, erano i primi 20 minuti. Molte scene l'hanno appunto modificate, ma anche in questo caso l'avevano fatto già in Infinity War, quindi comunque li conosciamo ovviamente. E quindi niente, questo Endgame è diventato pian piano il mio film preferito, superando molti film che io amavo alla follia, come per esempio lo stesso Ritorno al Futuro, che viene citato anche qua, quindi comunque Ritorno al Futuro rimane centrale all'interno dei miei film preferiti. E comunque sì, è davvero, davvero allucinante Endgame. E non vedo l'ora che facciano questa riedizione, perché voglio tornare al cinema assolutamente a vederlo, e voglio vedere cosa hanno aggiunto, e soprattutto la scena dove di coda, che spero sia una bomba, è il tributo di Stan Lee, perché loro non ci vogliono far piangere abbastanza, vogliono farci piangere ancora di più. E niente ragazzi, io per questo primo video ho concluso qui, e sicuramente sarò molto impacciato nel parlare, sicuramente non mi potrò guardare. Cioè, sicuramente io questo video non lo farò neanche uscire, perché non mi potrò guardare, questo è sicuro. Sicuramente audio e video non saranno dei migliori, ma ho voluto fare questo primo video perché volevo subito iniziare invece di pentirmene dopo 5 minuti come ho fatto finora. Quindi lo volevo fare subito. Arriveranno no altri video opinioni in base ai film che vedrò. Sia al cinema che anche film a casa da solo, perché appunto non voglio fare solo video inerenti a film che escono, anche perché non li vedo tutti, ma anche video in cui parlo di film vecchi, vecchi per modo di dire, può essere anche un film uscito ieri e che però io non vedo per i prossimi 2 mesi, però ve ne parlo fra 2 mesi, cioè questo voglio dire. Per quanto riguarda serie TV, stessa cosa, quelle che vedrò, non per forza con le ultime uscite, ma anche serie TV degli anni 90, potrebbe capitare. Per quanto riguarda invece i videogiochi, la stessa identica cosa. E sarà però più raro che io porti un video opinione riguardo un videogioco più nuovo, perché non ho i soldi per potermi permettere i videogiochi all'uscita. Però va bene, questi sono dettagli e niente. Vi amo 3000.